c'è Patatino, magari non sono usciti nuovi video di Prigionieri di Viaggio in realtà, quindi anche perché quelli che non sono usciti nuovi video purtroppo, perché quello è veramente figo, ma non ce n'è. Allora, true crime, no, aspetta un attimo, prima di passare al true crime io volevo vedere questa roba qui che volevo vedere questo video qui che volevo farmi due risate con la Fail Army prima di passare al Dite che funziona anche con le ragazze. Dite che funziona anche con le ragazze. Se punto il mirino sul pisello, la ragazza mozzica. Funziona anche così. Perché nel caso devo andarmi a comprare dei laser. Un po' di zoofilia che non guasta mai. Adesso caga anche la spina. L'ho visto malissimo. Per un attimo l'ho visto che stava per cagare addosso. Si stava per cagare sotto la spina dorsale. Allora, signorina, io glielo dico. Cioè, allora, anzitutto deve stare attenta perché io le ricordo, è pur sempre in un luogo con molti pesci. Quindi la posizione bisogna analizzarla con calma, che è un attimo che poi arriva un'orda di uomini che poi si appropinqua, perché la signorina è già posizionata, è già apparecchiata, pronta all'uso. Io direi che qua bisogna stare attenti perché è un attimo che poi è... Vabbè, la signorina ha perso le gengive sulla tavola da surf, ma... A lui la gengiva non serve. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ma che schifo, ma che cazzo. Mi succede la stessa cosa al mio cazzo quando vedo le ragazze, però... Signorina, si metta il secchio sotto, le sta sborrando il sedile. Questo credo si sia appena fratturato i menischi. Era un po' bassina l'acqua, si è lanciato di violenza di ginocchio, questo si è spaccato la caviglia. Sarebbe stato ancora più divertente se ci fosse stato un sasso appuntito lì di sotto. Cosa? Cosa? Ma che cazzo? Cos'è successo? Ma cos'è successo? Ma che cazzo? Su Albion non importa dove vai o cosa fai, la tua cavalcatura sarà con te lungo il viaggio. Mi piace come è arrivata la ragazza. Stai bene? Sì, certo. Non mi sono fatto niente. Io sono un vero uomo e gli uomini ignorano completamente i traumi cranici e le emorragie cerebrali. Non mi sono fatto assolutamente nulla. Però scusate, è stato bellissimo come è caduto. Oh my God. Ma che botta tirata! You alright? Yeah. You really didn't fall down there? Ma mi sono fatta assolutamente niente, vedi? You alright? I'm good. One, two. Yeah, I'm about to. You got him, Marina. Oh my. Cioè, voglio dire, avevi
tutto il lago. Avevi tutto il cazzo di lago per lanciarti. Cioè, tu hai deciso di fare una capriola sul posto e fratturarti una tempia. Cioè, tutto il lago libero. Vabbè. Bravo, bravo, bambino. Ammazza le signorine. A prova, provo a uccidere le signorine facendole cascare di culo. Ah, ma non mostra a me a posto, niente, come? Load it, come? Se sei un riccone. O è diventata molto più alta, oppure gli si sono appena esplose le ovaie, secondo me. Credo gli siano appena detonate le ovaie malissimo. Ma che cazzo? Ma che cazzo? L'infesisa, grazie per i tre, Valentina. Ma che cazzo? Ma perché? Perché il gatto è pazzo? Ma che cazzo? Madonna, sì, i cani sono proprio scemi, Dio mio. Cosa succede? Dove va? Immaginati i padroni che tornano a casa e vedono questo. Vedono il filmato e vedono questo. My man on his electric scooter, please fall over. Please fall. Go on, go on, go on, go on. Buckle. Buckle. Yes! Yeah! Chissà come mai se provi a surfare su un fiume con un monopattino. Cioè... Yes! Chissà yeah! come go! Sai com'è? Se tiri una sberla a un vetro, può succedere che il vetro si rompa. Può capitare. Cioè, non è una cosa così, cioè... Nel senso... My sunglasses. Credo la signorina si sia denudata. Che colpo di gengiva! Ci ha lasciato gli incisivi piantati! Che cazzo di paura! Ma vaffanculo! Il padre, grazie per i 10, Valentino! Ma che cazzo! Ma scusi, eh! Cioè, parcheggio per fietto! Cioè, la sveglia palestinese! Cioè, gli è entrata un'auto in casa! Ma che cazzo? Cioè, gli è entrata un'automobile in casa! Ma che cazzo? Cioè, questo... Sì, è un'automobile! Cioè, non so, buongiorno a lei? Cioè, non c'era... Salve, ha chiamato un Uber! Salve, buongiorno, il taxi per le 18:42 è arrivato, prego, dove deve andare? Ha ordinato lei da Glovo? Ha ordinato lei, Just Eat, la margherita e la capricciosa? Questa è la stessa delicatezza con cui tua madre ti svegliava la mattina per andare a scuola, comunque. Are you okay? Ti ha sfondato la camera da letto, ma... Okay.
Allora, sei un genio perché ci avrei pensato anch'io, però l'auto ha quattro ruote. Questo qui secondo me stava guardando un TikTok di qualcuno e si è completamente distratto e... Vabbè, dai, il danno è minimo, certo. Cosa? Cosa è successo? Cosa succede? Cos'è successo? Cos'è successo? Ma che schifo! Ma dove è andato? La signorina è morta, credo sia completamente... Si è stenografata sull'asfalto. Perché non ci metti anche l'altro piede e tiri? Che vedrà che la vite si sviterà e lei rimarrà completamente incollata al muro. Dai, mettici anche l'altro piede, dai. Dai, dai. No. Vai, vai. Mettici anche l'altro piede e tira. Vedrai che farai pup e rimarrai perfettamente attaccata alla parete. Ma cosa spera? Beh, non lo so. Cioè, probabilmente ha visto troppo Tom e Jerry. Carlo, grazie per i 13 mattino. Grazie mille. Furia cavallo del West che beve solo caffè per mantenere il suo pelo il più nero che c'è. Vabbè, ci sta ragazzi, ci sta. Il cavallo ha deciso di ritirarsi dalla corsa e adesso va per l'autostrada, per la sua strada. Mi domando dove sia andato il fantino, va. Stavo per dirlo io, è normale che vengano fuori dei fumi infernali dal tombino? Ciao live, come va la Andre? Bene, grazie mille Cir, grazie per i Joylus. Scusate, stavo facendo il barbecue di Ferragosto. Signora, che cazzo! Cioè, mi son cagato in mano, ma non neanche per questo alla fine. Mi ha fatto cagare in mano lei che urla. Ma che cazzo? Cos'era questo? Cos'era un plié? Cos'era un concassé? Cos'era? Un passo di danza? Guarda che, guarda! Boing! 10! Questo è un 10 per me, è un 10. Però piano, ragazze, cioè, due che tenete un uccello, poi l'uccello si irrigidisce se lo tenete in mano, Cioè, poi quell'uccello poi non vola per una settimana, gli si irrigidiscono tutte le ali, poverino. Poi dopo non vola più. Sì, non lo lanciare però, No, non lo lanciare, zia. Che cazzo fai? No, zia, non lo lanciare, che se passa... Ragazzi, quanto scommettete che arriva il gatto? Perché l'ho visto talmente tante volte dei video simili che oramai lo so già. Peruzzi! Ronaldinho! Micchia! Ronaldinho, Peruzzi, Inzaghi, Insigne, Shevchenko, Schumacher, Elizabeth Báthory, Nelson Mandela, Maria Teresa di Calcutta. È arrivato Abramo Lincoln in scivolata. Micchia! In scivolata, cazzo! Che carino, amore, sì, piccolino. Mangiati il piccione, migolino, amore. Ma come? Ha ragione. Ma lascia che si mangi il piccione. Il gatto è bello, il piccione no. Lascia che si mangi il piccione. The cat's got it! Veramente un placcato. Questo è il mio buco del culo dopo aver ordinato etnico da Just Eat, vedi? Questo è quello che succede al mio buco del culo quando vedi uno yogurt scaduto da 3 giorni in frigo e pensi, ma dai, lo mangerò lo stesso, qual è il problema? Non mi farà sicuramente niente. Ecco, questo è il buco del culo che fa così dopo che hai mangiato un prodotto scaduto.
Comunque non credo che i tombini debbano espellere aria, nel senso... Io ricordavo che i tombini dovessero assorbire, non espellere acqua, volevo dire. Hai ragione, hai ragione. Vabbè, c'ha ragione anche lui, voglio dire. È un po' come quando sei a dieta, che prendi un hamburger e fai... Oh, e poi ti mangi l'insalata, praticamente, che sniffi l'hamburger e poi mangi la roba dietetica. 3-2-1, gli apre la faccia come un prosciutto, quindi... I gatti sono carini e coccolosi, ma certe volte fan schifo. Una volta un gatto, capo di casa, sugli 8 gatti che avevamo nella casa in Polonia ci ha portato un topo morto e ce l'ha pure lanciato sulla tavola della cucina. Schifo totale. È perché vi vuole nutrire, è convinto che voi non siate in grado di nutrirlo. Zio, ti apre la faccia. Quando fanno così vuol dire che sono irritati, eh. Lo metti giù adesso prima che ti sbrani la guancia o... Che cazzo di paura, ma è un jumpscare continuo sto video. Nala, no, Nala non ti avvisa. Nala ti apre in due, non ti avvisa mica, eh. Nala quando è incazzata non fa... Nala prima ti apre una mano, poi dopo fa... Cioè va proprio al contrario. Vedi, questo sono io che spio l'asilo per controllare se le bambine sono ancora ottime da rapire, vedi? Questo sono io che scruto gli asili nidi. Je vais pas trop sortir manger. Ah, c'est parce que vu les gumes. Però ascolta, cioè, Aru, per favore, la puoi smettere di sgranocchiare le auto, per cortesia. Cioè, io capisco tutto, però che adesso ti facciano dei video dove ti metti a sgranocchiare, voglio dire, le automobili, a me non sembra il massimo, cioè. Ecco, subito, vedi, Aru si sta pulendo i denti, sgranocchiandosi, voglio dire, il soffio... Mi piace il sapore della mare, giustamente. giustamente, effettivamente. Ciao, lì. No. Ragazzi, cos'è successo? È esplosa della dinamite, cos'è? Ciao, lì. No. Che cazzo, zio, porca troia, cioè... Ma a parte che... Ma dove sei andato? Merda, zio, ma che botta hai tirato? Oh my god. You won't have to help him. Ma zio, ma sei scemo, ma ti stai facendo problemi per una cazzo di gallì, per un gallo, ma scendi, scusami. Ma che cazzo, ma scendi, il furioso, grazie per il ride. Ma tiragli un calcio, ma... Sì, a parte che lui sembra lo zio Fester, ma... Oh. That's not funny, though. Aggredito dal gatto. Sì, vabbè, ma io non posso spaventarmi di 5 secondi, però, porca madonna! Allora, strega, grazie per i 26, Palatina! Oh, e che cazzo! Oh, you took off my mustache, too! Ma come avete fatto, scusami, come hai fatto a sbagliare, a non riuscire, cioè, non riesci neanche a mirare bene... Non lo so, Lilia, non lo so, dipende. I moderatori li ho scelti a caso usando hanging. Vabbè, questo è... Minchia, sono un gradino di 20 centimetri. Romagna style, veramente. Io non capisco. Cioè, cazzo, un palo, un isolato vuoto, un singolo palo. Quantomeno ha funzionato, stop, quindi... Ha fatto ridere il suono. Au. Epico.
Allora, tra le altre cose, io avevo trovato un video che, cioè, in parte mi interessava. Era Oscure Presenze, Anime Perdute.